Io cerco la tua faccia, o Eterno, non mi nascondere il tuo volto. Salmo 27, 8, 9. Contemplare il volto di Dio. La Bibbia afferma che nessuno ha mai veduto Dio, ma afferma altresì che alcuni lo hanno visto sotto forma umana, Gesù Cristo. Infatti Gesù stesso, durante il suo ministero su questa terra, lo dichiarò molte volte. Un giorno Filippo gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù rispose: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre». Giovanni 14, 8. Noi non abbiamo mai visto il volto di Gesù, però abbiamo un mezzo per poterlo contemplare. Possiamo vederlo nell'opera che ha compiuto per riscattare l'uomo dal pantano di morte dove era caduto a causa del peccato. E così facendo, vediamo l'uomo perfetto, il Salvatore. La gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Seconda Corinzi 4:6. Vuoi anche tu contemplare il volto di Gesù Cristo? Allora vai oggi stesso ai piedi della croce e guardalo nell'insieme della sua opera espiatrice, perché quell'opera egli l'ha compiuta anche per te, pagando il prezzo del tuo peccato.